Paola, benvenuta, bentrovata, grazie per il tuo tempo. Senti, noi ci conosciamo, però come dico sempre, rompiamo il ghiaccio, raccontaci in favore di chi ci sta seguendo, chi sei, cosa fai di mestiere. Io sono Paola Castiglioni, sono un dottore commercialista, sono partner dello studio Rota Castiglioni, che è uno studio di commercialisti di Saronno. Perfetto, senti, ma cosa fa esattamente oggi, 2022, un commercialista? Allora, commercialista è un termine ormai generico, perché i commercialisti fanno tantissime cose. Allora, da una parte abbiamo il commercialista tradizionale, come siamo noi, il nostro studio, che si occupa di consulenza societaria, fiscale, contabile, giuslavoristica per le aziende e i professionisti. Sì. Dall'altra parte abbiamo invece studi e commercialisti che sono iperspecializzati, quindi che operano in, oggi vengono chiamate anche boutique, e in mezzo c'è di tutto. I commercialisti possono avere degli studi piccoli, possono essere micro, addirittura essere da soli, oppure possono operare in studi associati con centinaia di professionisti. La nostra attività comprende veramente tantissimi aspetti che sono poi raggruppati nel nostro ordinamento professionale, che non ti racconto in questo momento. però sarà interessante, magari una puntata a parte. Venendo all'oggetto sempre più a fondo, no, della nostra conversazione, da 1 a 10 quanto è importante il digitale, l'innovazione tecnologica per un ruolo come questo, come quello del commercialista? Oggi è importante 10, senza ombra di dubbio. Ma mi faccio un'altra domanda: quanto è importante oggi la competenza professionale? E rispondo sempre 10, perché noi siamo una professione ordinistica e quindi la competenza, la formazione è di assoluta importanza. E ancora di assoluta importanza è la gestione delle risorse umane, a maggior ragione oggi, perché oggi purtroppo la nostra professione non è abbastanza attrattiva per i giovani, e quindi anche questo aspetto dell'HR è importantissimo. Senti, invece lato, cioè venendo alle criticità, per il tuo punto di vista, quali sono le difficoltà maggiori che la vostra categoria incontra nel capire il valore aggiunto di muoversi velocemente verso la trasformazione digitale? In alcuni casi, ma secondo me ormai sono rimasti pochi, c'è una sorta di freno culturale, quindi proprio il legame ad un vecchio modo di vedere la professione, di fare la professione. Io credo che la maggior parte dei commercialisti comprendano bene i vantaggi del digitale, della trasformazione digitale. Il problema è passare dalla comprensione al fare, all'azione. È qui che troviamo gli ostacoli. E un ostacolo è sicuramente la mancanza di tempo, e questo genera un loop pericoloso. Perché? Perché il digitale porta risparmio di tempo, ci consente di dedicarci maggiormente alla consulenza. Ma non abbiamo tempo di affrontare il digitale, quindi è il cane che si morde la coda. Un altro ostacolo è sicuramente la necessità di fare degli investimenti. E non dobbiamo nascondercelo, la trasformazione digitale comporta degli investimenti. E qui si innesta la problematica degli studi troppo piccoli. Esattamente come nel mondo delle imprese e nel mondo delle professioni, esistono tantissimi studi forse troppo piccoli per essere in grado di intraprendere questo percorso e gli investimenti che sono necessari per intraprenderlo. Senti, parlando invece di cose un po' più, diciamo, dal lato buono, positivo, di recente voi siete stati convocati, no, in casa di Microsoft, in Microsoft House. Cos'è successo? È stata un'esperienza bellissima per me, perché hanno invitato lo studio Rota Castiglioni a partecipare a un evento che si chiamava dal tema PMI, le nuove parole d'ordine, innovare per rinnovarsi. Durante questo evento è stata presentata dal professor Mariano Corso una ricerca fatta dagli osservatori del Politecnico proprio sullo stato di digitalizzazione delle PMI italiane. E sono state invitate alcune PMI e il nostro studio in rappresentanza del mondo delle professioni. Quindi per me è stato veramente emozionante poter raccontare la nostra storia, del nostro studio di Saronno, e ascoltare anche le storie degli altri, cioè sono sempre stimoli, sono sempre arricchimenti. Certo. Senti Paola, perché la vostra storia secondo te è unica? Cioè, perché è importante da ascoltare? Allora, unica non lo so, questo è tutto da vedere. Comunque, il nostro non è stato un percorso
limitato alla trasformazione digitale con tutto quello che questo comporta, dal cloud piuttosto che ai software per gestire gli archivi, l'utilizzo di strumenti di condivisione e insomma l'adozione di procedure automatizzate, eccetera, eccetera. Ma il nostro percorso è interconnesso anche con la voglia di fare networking. Quindi noi nel nostro studio di Saronno, che volutamente è sovradimensionato a livello di spazi rispetto alle nostre esigenze, abbiamo proprio voluto mettere a disposizione degli spazi ad altri commercialisti che condividono però la nostra architettura informatica, il nostro cloud, il nostro gestionale e ad altre professionalità. I'm stretching through the sky, antennas for the wind.